indifferente nella mente. Non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante e non me ne importa di niente. Indifferente nella mente. Non ho più paura della gente. Sono potente, sono importante e non me ne importa di niente. Di niente. Buonasera, siamo tornati dopo... Da quanto che non andiamo in onda? Fammi un cenno tecnico con le mani. Comunque da molte settimane purtroppo non andiamo in onda per vari problemi, però... Natale. No, Natale. Non c'è problema, Natale. Natale, laurea e cose varie. Da un mesetto buono, però siamo tornati con tutte le buone intenzioni. Almeno per questo mese vi prometto di essere con voi ogni martedì, spero. E ho voluto cominciare nel migliore dei modi perché con me stasera c'è un cantautore campano che a me è sempre piaciuto dalla prima volta che è venuto qui, perché è tornato a trovarci Roberto Guardi, in arte il Bifolco. Buonasera. Chi ti accompagna? Ciao. Allora, mi accompagna una parte dei ladri, diciamo, io sono Guardi e loro mi ladri, c'è Noemi De Simone. Ciao. Che conosciamo. E Marcello Mastrocol. Grazie, ciao. Io la prima cosa che devo chiederti, sì, perché tu la scorsa volta sei venuto da solo, io ora, sì, ti ritrovo con un gruppo. Sì. Le dinamiche sono decisamente diverse. Sono cambiate un po' di cose, sì. Come ti sei trovato a gestire più persone? Ma in realtà non è... cioè, siamo ancora agli inizi, insomma, quindi la vera e propria gestione del... la vera e propria gestione del progetto ancora non è entrata nel vivo. Abbiamo fatto due esibizioni soltanto insieme, però... Però tipo anche a livello, che ne so, di prove... Stiamo provando. Quali sono le differenze fra il fare tutto da solo e invece avere sicuramente tante persone intorno? È bello perché vedo che, come dire, i pezzi acquisiscono un respiro sicuramente diverso, e è bello anche vedere come ognuno di loro riesce a riempire. Cioè... Ha anche i suoi svantaggi questa cosa, secondo te? No. Assolutamente no, anzi, io penso che a parte che, come dire, di partenza siamo 5 persone, stiamo, come dire, stringendo, già ci sono con loro due, stiamo stringendo dei legami d'amicizia, quindi è bello anche vedere poi come questo influisce poi. Vedremo in futuro, Roberto. In futuro, poi, sì, poi mi dirai come gestirai le cose, presto, poi mi dirai ancora forse. Presto. Parliamo di questo attesissimo album, Isola Metropoli. Il titolo, come ti è venuto? Allora, il titolo è nato un po' per caso, cioè, o meglio, nel senso, è un titolo che è nato molto prima della realizzazione dell'album. Era una riflessione che io scrissi sulla mia pagina Facebook. E le ultime due parole di questa riflessione erano Isola Metropoli. Per l'appunto, era un po' una riflessione sul, insomma, che è contenuta pure nella, insomma, nel booklet dell'album. Niente, era una riflessione un po' sulla figura del cantautore, in un certo senso. Che poi, insomma, Isola Metropoli, esiste un'isola reale dell'album, che è quella della Sicilia, perché parecchi pezzi, insomma, parlano, Ariru parla di una ragazza siciliana. Bigliettino è scritto per una mia ex siciliana, la a ghost track dell'album è il titolo di Intercity, è la sigla di Intercity che mi conduceva in Sicilia, quindi c'è un'isola reale. Però io l'isola la associo alla figura del cantautore, che è una figura sempre un po' a schiva, insomma appartata, e anche gelosa del proprio modo di a sentire le cose, di comporre. Mentre, e poi è anche la solitudine, insomma, l'isola con la malinconia, la solitudine. E poi invece la metropoli è tutto ciò che assorbiamo e di cui si nutrono anche le canzoni stesse e degli artisti, perché prendiamo da che abbiamo intorno, insomma, e quindi le storie che raccontiamo nascono dalla collettività, quindi dalla metropoli, e in questo caso è la città di Napoli, dove vivo, insomma.
Io voglio sapere dei tuoi accompagnatori, innanzitutto come si trovano con Roberto? Vi maltratta? No, Roberto è fin troppo dolce e accondiscendente. Io, per esempio, con lui, beh, io con lui oramai ho un rapporto piuttosto intenso, da Fraterno, fraterno, insomma, ormai da c'è questo dire. sodalizio Esatto, artistico e non solo fra esatto. voi due. Quindi io ho un carattere molto più, come dire, vorrei dire rabbioso, però in realtà non è, cioè, è troppo generico dire rabbioso, come dire, istintivo, non lo so, lui è più meditativo, no? Quindi chiaramente lui, ecco, riesce a interagire anche con gli altri membri del gruppo in modo dolce, paziente, lui va incontro a tutti e io no, io non sono fatta così, nel senso che io sono molto antipatica certe volte, no? La prima cosa che mi viene in mente la dico, poi dopo me ne pento, poi allora non lo so, insomma, ci vuole più pazienza con me. E lui ne ha tanta. Quindi abbiamo, appunto, come hai detto tu, stretto un sodalizio, ma più che musicale, emotivo proprio, nel senso che lui, dal mio punto di vista, mi sopporta, mi vuole bene, dall'altra parte io me lo curo come se fosse veramente il fratellino, nel senso che penso a tutte, magari, le difficoltà che può avere, io cerco di andare incontro anche, appunto, come si può dire, anche dal punto di vista di spostamenti, cose di cui ha bisogno, cioè cerco di essere presente in tutto e per tutto. Quindi Proprio una così, sorella. Sì, assolutamente Sì, sì. Sì, sei nel senso per molto me è differente. protettiva nei Sono suoi estremamente confronti. protettiva verso chi voglio bene in generale, sì. Quindi diciamo se da un lato c'è il contro dell'essere insopportabile, dall'altra Invece parte. lui è entrato dopo. Tu sei entrato Sì, sono dopo. entrato dopo, nel Quanto senso. dopo? Diciamo che sono stato. Penso, loro si conoscono già da 2 anni. E quindi loro comunque già hanno collaborato varie volte, in varie occasioni, per i reciproci progetti. Io, non lo so, penso ci siamo incontrati con Roberto già, penso, qualche mese prima che iniziasse a collaborare. Poi il caso ha voluto che, insomma, io fossi un chitarrista e lui cercava un secondo chitarrista. E come, insomma, ecco, a volte il caso crea delle belle connessioni. Io sono stato molto contento di essere entrato nel progetto. E per queste 2 serate ci siamo divertiti, ci sono insomma molte molte cose belle, molte cose su cui lavorare, ma siamo molto molto propositivi e penso che il progetto di Roberto sia uno dei più validi e più forti che io insomma abbia mai sentito, almeno diciamo, all'epoca contemporanea, a Napoli, nella mia città. E spero tanto che questo ragazzone spacchi, si diverta e davvero abbia tanto 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 soddisfazione. Non ce l'ha un difettuccio questo Roberto? Vabbè, è Roberto, già abbastanza, dai. Scherzo, scherzo. Ti trattano bene, ti trattano bene. Il mio test non ha funzionato. un difetto proprio organizzativo e logistico. Non ho internet fuori casa Ma tu è un disastro e questo. Non questa puoi fare sì, sempre autocritiche no, no, è da la sorella maggiore. è Cioè, vero. lei non può fare sempre autocritiche. A volte No, comunque. sono irreperibile, in certi momenti mi scrivono su WhatsApp e scompaio per ore quando sto fuori casa, È quindi così, non poi davvero. non ho mai credito sul cellulare, quindi a debiti di Adesso. chiamata con la pala. La sua segretaria, un po' la tizia che parla al 4888, la che dice a debito di chiamata, la sua segretaria. Questa è la seconda volta che si fa autocritica, perché mi ricordo che anche l'altra volta si diede da solo i pregi e i difetti, più i difetti che i pregi, mi ricordo. No, vabbè, ma non lo so, è giusto forse a guardarsi pure da un'ottica esterna, no? Quello Magari. sì, quello sì. Io direi di prenderci una pausa, caro il mio tecnico muto. Cosa vogliamo ascoltare? Decidete voi. Facciamo così. Se metti che io non ho mai ascoltato nessuna di queste canzoni, Ok. quale canzone mi consigli? Fai finta che io sia una persona che non conosce la tua musica. Allora, io ti consiglio la canzone di cui anche io ero, come dire, meno sicuro. Oh, quindi Omar. Ascoltiamo Omar di Il Bifolco da Isola Metropoli, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Thank you.
ogni tanto già fui. A già vario mar, in da stimo mienta vita, ma para me namar, e ma ferma ma raposa, che l'occhio non ma sta. Di nuovo la ma parano e na panaraya ma poi comincia guerra e sta magava c'è batter o sorriso mio senza. E non tengo più c'è nessuna. Siamo in onda adesso? Non capisco, fammi capire, che regia sei? Sono solo 5 anni che fai. Ringrazio Carlo alla regia, hai parlato. Roberto, perché eri insicuro di questa Omar? Allora, perché, allora, prima di tutto è un pezzo che non ho mai suonato live. L'ho fatto, penso, prima del disco una volta in tutto. Ma ero insicuro perché è un pezzo in cui, come dire, riconosco forse un momento di totale crisi. E quindi è difficile, insomma, accettare di essere per un momento anche persi, sconfitti. E quindi era molto dura da accettare anche per me questa cosa. E poi perché penso sia il pezzo forse dove veramente mi metto più a nudo. Cioè, lo faccio bene o male in tutti, però in questo c'era una particolarmente, insomma, raccontavo delle cose per intime. Me molto intime, e quindi mi faceva forse male anche vedermi e ricordarmi suonandolo di quel periodo negativo, di totale sconforto, cioè dove non trovavo una via d'uscita, quindi forse per questo, insomma. Quanto è stato difficile scegliere i brani da mettere in Isola Metropoli? Ma diciamo, allora, io questo album è stato, come dire, io l'ho registrato quest'estate, ma era un progetto che avevo già in mente da un anno prima, più o meno. Sono cambiate un paio di tracce, insomma, poi questa è stata la tracklist definitiva, insomma. È stato difficile forse solo per un paio di pezzi. Senso che appunto, insomma, Omar è stata un'intuizione dell'ultimo minuto. Piatta Vacante è stato scelto per alleggerire un po' il tono, che poi secondo me Piatta Vacante è stata richiestissima, non potevi non metterla qua dentro. Ma in realtà l'ho messa, e forse è il pezzo che ha meno legami con il concetto
di partenza di Isola e Metropoli, rispetto perché, al figlio, la città sì. Non c'è forse, cioè c'è quella scena iniziale del mendicante che chiede i spiccioli, che è una cosa che vediamo per le strade della città, però poi non c'è una riflessione in nessun modo sul... Però l'hai messa. Però l'ho messa. E invece ho escluso un pezzo per quale parecchie persone mi hanno abbacchettato su questa cosa, almeno a questa sera. Ma come si può, ragazzi? Io non so se voi lo conoscete quel brano, ma ha fatto malissimo a non metterlo qua dentro. Non l'ho messo per una ragione. Noi siamo a colleghi di studio, insomma, io sono filologo e quest'album è stata una raccolta, come dire, filologica, nel senso che ho messo delle cose che fossero più o meno dal punto di vista del contenuto simili, che ci fosse un filologico comune, e anche proprio come stile chitarristico, come stile di scrittura, almeno questa sera ha inaugurato quello che io percepisco come un nuovo capitolo di scrittura, di musica anche soprattutto. Quindi è un inizio per un secondo lavoro? È un buon auspicio? Sì, spero di sì. E quindi qual è il filo che lega tutte le tracce di Isola Metropoli? E appunto è questo, come dicevo appunto il titolo, è questa riflessione insomma sull'isola e la metropoli. Quindi insomma, che sono due termini che possono sia essere antitetici, quindi... distaccarsi l'uno dall'altro, oppure a cooperare in una sana direzione, insomma, in una stessa direzione. Quanto sono cambiate le tue influenze musicali dall'anno scorso? Abbastanza, però in questo album sono poco percepibili. Si vedranno poi nel lavoro prossimo. Mi sono aperto a molte cose, cioè mi sono un po' emancipato dagli anni a 70, dove vivevo proprio, insomma, mentalmente. Ho iniziato ad ascoltare molte molte cose diverse e cioè A mi stanno piacendo, B mi stanno servendo per cominciare a pensare anche la musica in altri modi. Quindi tipo adesso che stai ascoltando? In questi giorni sto ascoltando del cantautorato moderno che punta a voi dei nomi oppure generi. No, straniero o italiano? Straniero, ah, okay. Per la maggior parte sempre straniero. Mi stavo preoccupando, detto, no, adesso sempre sto ad ascoltare italiano poco sempre. Gazzello, Giorgio Poi. Giorgio Poi mi piace. Giorgio Poi forse è l'unico della scena indie, diciamo, che mi... Ma se te lo concedo. Che trovo oggi molto sono interessante. Buona. Questo ascolto... Per un lungo periodo ho ascoltato a post rock un sacco, e poi ho ricevuto in questi ultimi giorni un'elettrica come regalo da un mio amico, Alessio a Casertano, che se mi sta ascoltando, insomma, lo saluto. Ovviamente, anche io lo saluto. Lo e tutti. Quindi, insomma, sperimenterò cose nuove, perché la chitarra acustica è stata pane quotidiano per 6 anni, però ho anche voglia di altro. E poi insomma ho la fortuna di collaborare con dei musicisti che hanno delle influenze molto diverse da me, e quindi questo potrà essere fondamentale in quello che verrà. Come riuscite a trovare un equilibrio fra le vostre varie influenze? Rispondi tu. Se io rispondo, parlo da solo, dai. Oh, io penso che sia sempre una questione di sinergia emotiva. Io sono molto fissata sotto questo punto di vista. Secondo me, se è un incontro di anime la musica, soprattutto quando appunto si suona tutti insieme, se ci sono scazzi vicendevoli o intolleranze, o comunque non si procede, non si crea armonia. E alle volte anche venire da generi differenti può semplicemente arricchire, c'è più bagaglio di idee messe in mezzo, quindi chiaramente credo che si proceda molto in modo molto naturale, cioè io propongo un'idea e lui in realtà è sempre comunque lui, si tratta della sua musica, quindi qualcosa che in realtà già esiste nella sua testa, nel suo cuore, quindi è lui che approva o disapprova
determinati movimenti, però noi contribuiamo anche a, credo, a far crescere le sue idee, capito? Proprio come se Assolutamente sì. aggiungessimo una valigia al suo viaggio, ecco. Mi fai ascoltare qualcosa? Sì. Io me ne vado, vi abbandono. Cosa ci suonate? Allora, ci suoniamo, sì, ci suoniamo e vi suoniamo la seconda traccia, no, la prima traccia del disco, che tra l'altro è la sola di cui io non ho scritto il testo. E si chiama Riru ed è l'ultima cronologicamente parlando. Non ho mai a sapere con che cazzo da fai in moto. E la chiamata libertà che ti ho fatto finta non avere. Sta primavera tosta, lo giorno che ho vellato pure. Tu mi eri rimasta sola a me con sta chitarra e che già fa paga suonare. Paga suonare mentre all'acqua non si ferma mai. Riro non ne mai capita. Capura se nessuno sente, o donga sempre si presente. Rinda ca. La fai non t'incazza. Se non mi stai prendendo più. Ma pare sempre non fa manco cazzo. E poi sta un po' sola. Soltanto sola potessa parla. E come mi stracciava l'anima con l'occhio mi passava. Quando già schiarava mattina e non farneva mai più rirà. Tremava sole e tutto cielo rinta all'acqua rovascilla. Come lanzola un fosso spasa, capienta panna. Ma sempre attaccato fila. Ma che sbatterne non te penso, ma poi parpa mo sente. E mo sente. E mo sente, rintacca. Mi devi fare il cenno qua quando posso applaudire, altrimenti non capisco. Quindi, Riru è l'ultima, è una delle ultime Riru che hai è scritto. l'ultima. Io ho scritto la musica, in realtà era una musica che mi. Cioè, il testo non è Il testo non è tuo. il mio, è di un mio caro amico che si chiama Marco Di Mauro, con cui collaboro fin da quando avevo 16 anni. Quindi diciamo che lui mi ha iniziato proprio alla musica. La prima esperienza, insomma, da percussionista. Però la musica è tua. La musica è mia, però era una musica su cui non riuscivo a scriverci niente. Era una cosa che scrissi nel 2013. Dicembre 2013, poi è rimasta lì per qualche anno finché dissi: ma che mi fa? Cioè, nel senso, mi piacerebbe scriverci qualcosa, ma non ne sono capace. Quindi lui si fece registrare questa musica e poi ha Ci lavorano lavorato sopra. sopra. Allora, qual è stata Sì. la traccia che vi ha dato più filo da torcere durante le registrazioni? Se Allora, ce n'è stata una, perché sì. può darsi pure che è andato tutto liscio. Allora, diciamo che c'è un brano che ha cambiato più forma di tutte le altre, cioè sicuramente tutte si sono evolute e sono diventate altro dal chitarra e voce, però il pezzo che ha cambiato faccia più di tutti è stato Mannaggia Tenga Fama, perché inizialmente era un brano con un normale 4 quarti, insomma, per tutto il pezzo. Ora è diventata una cosa un po' più strana, Me la ossia. ricordo perché eravacesti live l'anno scorso. Esatto, allora non ti svelo niente, magari poi. No, me l'avevo sentita. Ah, ok, perfetto. È cambiata molto, insomma, abbiamo sperimentato molto sulle batterie, perché, insomma. Quindi questo è un altro frutto del lavoro di gruppo. Sì e no, nel senso che le batterie in studio le ho incise io. Poi ora c'è un batterista, Mattia Intignano,
che collabora con me, mentre invece il bassista è Marco Ricciulli. E niente, su Mannaggia Tenga Fam abbiamo sperimentato a parecchio Parecchio. e l'abbiamo stravolto Sì. Un del tutto, sì. po' mi dispiace però. Ma io Un non lo po'. so, magari. No, io sono contento, insomma, è un pezzo. Ho osato io e Pace Ciotola, che mi ha dato appunto una mano negli arrangiamenti e per incidere. Abbiamo osato, però niente, insomma, esclude che live possa ritornare poi con chitarra e voce normale alla versione Alla originale, versione insomma, classica poi. originale. Dove l'hai registrato i Allora, dischi? sì, l'ho registrato alla Stereo 8 di Napoli, che tra l'altro insomma è un posto pure a vicino casa, quindi non avevo neanche, cioè avevo la fortuna, mi svegliavo la mattina e andavo a incidere, insomma, a chi ne suona, ovviamente rigorosamente. E ho registrato con loro, insomma. Sei trovato bene? Sì. Non mi hanno Io. dato. No, dici, finisci, No, nel finisci. senso abbiamo lavorato in tempi abbastanza rapidi, nel senso in un paio di mesi. Però da parte loro mi hanno lasciato, insomma, creare con calma e soprattutto non mi hanno dato nessun tipo di fretta. Questo è stato abbastanza importante. Perché Roberto è molto calmo. Sì, sono, co come diceva Noemi, forse sono meditativo, nel senso sono molto pignolo, quindi mi è piaciuto pensare a ogni pezzo con un tipo di arrangiamento, cioè non ci ho dormito la notte per pensare a cosa fare, come farlo. Quindi è fintamente calmo, capito? Perché lui scarica le sue ansie, la sua insonnia, perché passa intere nottate a studiare e a pensare alla musica. Poi, insomma, una parte degli arrangiamenti li ha creati Noemi, quindi sono stato avvantaggiato, cioè ho dovuto fare meno lavoro su Meno alcuni pezzi lavoro. perché c'erano già delle idee di Di base, che in base. realtà sono precedenti al lavoro album, perché ci trovammo ad aprile, credo, a fare una serata in due. Infatti voi suonate da prima Sì, dell'uscita, sì, da noi molto sì. prima. Facemmo questa serata in due e lei si mise a cercare specificamente dei arrangiamenti per alcuni pezzi, e appunto quindi su quello avevamo già le idee chiare. Poi il bassista si è scelto lui i giri di basso, le batterie le ho scelte io, insomma, e ora le sta suonando appunto un'altra persona. Le chitarre invece le ha registrate non Marcello, ma Enrico Rispoli ha registrato la chitarra di Piatta Vacante, e poi l'amico mio, appunto Marco Di Mauro, ha registrato le altre chitarre di Obiettina e di Riru. Ok. Ora ti faccio questa domanda, la faccio solo a Marcello e Noemi, perché Ok. le canzoni tue sono tutte figlie tue, quindi non posso farti questa domanda. Però Ok. Marcello e Noemi possono rispondermi. Canzone preferita di Isola Ah, Metropoli? di Isola Metropoli. Aspetta un attimo perché. Allora, io devo dire, allora, a me quello che volevo dire anche prima, poi aggiungo, i pezzi di Roberto mi piacciono tutti. Ci sono alcuni che preferisco un po' di meno, perché appunto a proposito del fatto che abbiamo ascolti differenti, eccetera, alcuni pezzi non fanno parte proprio del mio viso musicale, per esempio Nottata Chiara Chiara, che poi è una bellissima canzone, però insomma non mi rapisce intensamente. In questo album, devo dire la verità, Omar mi piace tantissimo. Eh sì, direi Omar. Omar è la preferita in questo momento, sì. Per Vai. quanto mi riguarda, Prego. grazie. Per me, quanto mi riguarda, anche io credo che ci sono molte canzoni che rispecchiano molto il mio stile, di ascolto e anche di composizione, perché insomma, anch'io, diciamo, sono molto più timidamente di Roberto, compongo un po' di brani solo su chitarra. E niente, quindi molte canzoni mi piacciono e penso che una delle mie preferite è proprio Mannaggia Tengo Fam, perché ha quel, non lo so, ha quell'irriverenza, ma allo stesso tempo ha quella spontaneità, di scrittura,
insomma, la napoletana, no? Che fa molto ridere, ma allo stesso tempo fa anche molto emozionare. Ci sono, poi c'ha uno stile vocale che mi ricordo molto in alcune parti, insomma, qualcosa di orientale, no? E quindi questa cosa forse perché forse prima ero egiziano, arabo, non lo so, comunque mi richiama delle cose forse inconsce, però veramente penso, mannaggia, tengo fame number one. Sì, decisamente sì. Questa è la preferita. Vuoi rispondere anche tu, Roberto? La mia preferita. Sì. Allora, Non no, sei tenuto, però se vuoi rispondere. preferita, come dicevi tu, sono tutte figlie mie, però preferita preferita forse non c'è, sono tutte state molto importanti, però se ti dico quella che sicuramente ha rappresentato forse pure una svolta musicale, nel senso io, Mannaggia Tenga Fame, All'ombrello e sono le prime due proprio nate cronologicamente e suonano un po' diverse. Diciamo che Obiettina ha dato poi insomma l'avvio a tutto un altro mondo. Mondo. Poi anche per la storia che c'è dietro proprio, insomma, è nata in 10 minuti, quindi sai proprio l'urgenza di buttare su carta che stavo morendo dentro, quindi cioè, sai, una cosa proprio, c'è una storia, c'è una genesi molto particolare. E poi insomma anche il video che ho registrato è il singolo dell'album, quindi questo ti fa capire come appunto l'ho voluta proprio mettere Mi segna. in prima linea. Sì, penso sia, forse non lo so, ma forse è un caso, ma è collocata proprio al quinto posto, Vai, poi in è proprio mezzo. spartiacque. Sì, è proprio la canzone centrale forse dell'album. E ti dicevo, ho registrato il video proprio nella strada della casa che visitai realmente, poi in ciò che esula dalla canzone, ma nella mia storia, insomma, con questa persona. Ora Quindi, avete due possibilità. oh, va su un'amma. O ascoltiamo prima Mannaggia Tengo Fame e poi torniamo e mi fate il bigliettino. Oppure il contrario. Ascoltiamo prima. Quindi Vai. ascoltiamo Mannaggia Tengo Fame del Bifolco da Isola Metropoli. Mi raccomando, comprate questo CD, poi dopo spieghiamo tutte le modalità, eccetera, eccetera. Ce l'ascoltiamo, torniamo fra poco all'indifferenti su www.radiobaiano.it. Mannaggia tengo fame, mia mamma non ci sta, ma attacco tra manate. I capocondrie, sto in gasolina, ma piccia webcam. Ma scordi è tutto a fuoco, sai che ne fiamma. Ma non mi piccia più, ti portai da vista ora. Scura scura che sto cor, oh, mezzo un pato ma già via patente, da sto pullman che calore che si e sai io controllori che schifezzo fanno una munnezza e sono fuori allora tutta quanta buttando gli astamani ma fanno prima una maniata e pacca poi una mano rinta sacca ma che mi metto a fa' che sta mano in tua cazzona. Non tengo manco una lira, non faccio manco. Oh, aiono, aiono, roba. E maggio pure diplomate, e baghittano tempo, tutta una giornata. Tengo una cultura, ma sbatto stessa, cagavo in faccio ora.
scende sette mattina e marre di sera con una mappina. Ma che storiamo a fare? Ma di sera è pure notte. Ne con base catarica faccio mariola puria, cammina forte. Traggono sempre mentre sto chiacchierando con i miei ospiti. Siamo tornati, abbiamo ascoltato Mannaggia Tengo Fam del Bifolco dall'album Isola Metropoli. Adesso non vi faccio suonare subito. Ok. Ti voglio fare una domanda, anzi vorrei che tu mi raccontassi cosa è successo alla presentazione di Isola Metropoli. Okay. Perché è successo? Sono due brutte ore. Perché, per chi non lo sapesse, prima della presentazione è successo un po' di tutto. Tu hai dovuto affrontare prove disumane, però ci sei riuscito, è andata benissimo. Fatica di Ercole, sì. Che è successo, Roberto? No, è successo che praticamente abbiamo fatto le prove di pomeriggio, insomma, prima, le ultime prove, le generali, prima di andare appunto nel locale, nell'MB, esatto. Abbiamo collegato la chitarra all'amplificatore e si sentiva questo rumore, cioè questa è una chitarra acustica, ma suonava come un'elettrica, cioè buttava dei rumoracci, insomma, così. E credevamo che fosse colpa dell'amplificatore dell'MMB. No, della sala prove. Dicevamo, ma qua non funziona, cioè, che è successo? Invece poi andando nel locale ci siamo resi conto che il problema era della mia chitarra, era interno alla chitarra e c'era qualche filo, insomma, e probabilmente non funzionava bene, faceva un falso contatto e comunque... E quindi addio chitarra. E quindi addio chitarra e mi sono sentito totalmente perso, ho detto guarda caso, proprio sarà della presentazione, succede questo burdellino e quindi così, però fortunatamente... Diciamo, il problema non è sostituire la... cioè... Il tuo problema è sostituire la chitarra, perché lui è mancino. Mancino, esatto, quello è il vero problema. E quindi mi ero già sentito proprio perso, gente, mo salta serata, mo non suonam, e così da qui lì, e stavo già, insomma, quasi sull'orlo delle lacrime. Poi il salvatore della patria, Flavio dell'MMB, mi ha prestato questa sua chitarra, destra, quindi l'abbiamo girata. Girata. È saltata pure una corda, ha detto... Marcello qui presente mi ha dato il sì, ha detto vai, montai la corda e insomma abbiamo dovuto girare il capodasto, insomma, e tutto. Comunque la serata è andata, fortunatamente è andata, ed è andata anche alla grande, perché Roberto stava veramente rilassatissimo nonostante le due ore prima di tensione. Poi sì, è andato liscio come l'olio, è stato bello, veramente una bellissima serata secondo me. Com'è stato il pubblico? Lo chiedo a te, no? È estremamente partecipativo, veramente. Roberto ha un seguito che gli vuole molto bene, ma a parte gli amici, anche le persone che lo seguono proprio solo per la musica sono molto affezionati. Io credo anche, sicuramente perché la musica emoziona, ma anche proprio per come è lui, per come si pone verso il pubblico, per il fatto che riesce a far ridere, che riesce a far cantare. Insomma, è bravo Rob, è bravo. Ho visto anche che nei ringraziamenti ce n'è uno al famoso Francesco Maria Coraggio. Sì, è stato che doveroso. Saluto perché ho conosciuto, mi è venuto a trovare qui. Sì, lui è un gira parecchio, insomma, ora sta andando anche fuori Napoli, sta iniziando ad estendersi in terra straniera, sta iniziando a seguire anche gli eventi, insomma, di Roma, di Firenze, no? È una persona quindi si sta esportando da solo. No, ormai è, cioè, ormai penso sia un marchio proprio. Che coraggio, dovremmo stampargli le magliette, cioè non lo so. No, è una persona che a me
ha dato una grande mano, perché insomma, quando ancora non avevo la possibilità di registrare del materiale in studio, mi ha registrato tanti video sul suo canale YouTube, insomma. Ma poi la cosa bella di Francesco, prima di tutto, che è una persona molto curiosa e quindi si ferma a parlare con molti artisti, ama circondarsi di artisti, ama conoscere anche magari le storie che ci sono dietro le persone, cioè non si ferma alla musica, ma ci frequenta anche nel privato, insomma, Privato. capita che usciamo insieme, insomma, o che ci incontriamo per strada. Ma la cosa bella di Francesco è che lo fa proprio per disinteresse, cioè nel senso non guadagna. Cioè, noi un sacco di volte abbiamo detto: Francesco, ma perché non ti metti a fare questo per lavoro? Lui dice: no, vuoi fare così senza impegni. Cioè, dà una mano più a noi che a se È stesso. vero, questo Lui, è vero. cioè, come dire, lui sicuramente si nutre di noi, però riesce poi a restituirci come può quello che fa per se stesso, insomma. Lo Quindi lo salutiamo, perché se non salutiamo. ci sta ascoltando adesso, ci ascolterà Starà da qualche sicuramente, parte a sì, ma riprendere altri sicuramente ci ascolterà, ne sono live. sicura perché è ascoltatore fisso. Adesso sapete già cosa dovete fare. Vai, Va bene. procediamo. Ma su una. Però raccontami prima la storia, perché tu me l'hai già Sì. raccontata l'anno scorso, però magari qualche ascoltatore nuovo non la conosce ancora. Ok. Quindi intanto mi Allora, allontano. dunque. Allora, Obiettina nasce nel maggio 2015 e io avevo, insomma, avevo questa ragazza di Messina. Si concluse questa storia nel gennaio. Insomma, lei forse sarebbe dovuta venire qui a Napoli a studiare e quindi io cercai una casa per lei nel periodo dell'estate. Poi lei non venne, però stavamo ancora insieme, insomma, e poi questa storia è finita. E io conservai, insomma, non so nemmeno io per quale motivo. Comunque, sai, quando uno ritorna da casa e posa le Buttala. cose sui mobili, questa roba si Si accumulò accumula. perché io poi sono molto disordinato. E qualche mese dopo, insomma, facendo un po' di ordine fra le mense dell'armadio, mi rispuntò questo bigliettino di questa agente immobiliare. Cioè, ah, che cazzo è suo? Cioè, dissi: ah, questo è quella famosa casa. E insomma, io stavo ancora male per la fine di quella storia. Il famoso. Una mazzata. Fu una mazzata, però fu anche una magia, perché in 10 minuti avevo completato musica e testo. Cioè, fu proprio veramente. Io non mi so neanche spiegare come sia successo. Sai, quelle cose ti vengono e dici. Di Di getto. getto, sì. Allora dobbiamo ascoltarla per forza. Miezza tanti cartuscelle rinta stanza, maggio ritrovata annanza, l'occhio rinta in mano. L'indirizzo che è la casa, o si con una piana casa, cercai per te, avesse tanto fatto finta non vorrei. E non mi ricorda casa, si era rosso piccerello. Si ci stava l'ascensore che se voleva, a fuori a finestrella, ma mi ricorda me, girando con sorriso in faccia. Torna, torna, non vareva l'ora, cascheravo iorna. Mi stava accanto a te. Mi stava accanto a te. Mannaggia capa mia, che si ricorda tutte quelle cazze, ma c'era ne pensiero, e rinta notte mi fanno scipazze. Mannaggia che stimana, piano piano si stanno imparando sulla ma che cazzo me ne fotto, quando volesse sulla mente e te sapevo ancora abbracciare. E te sapevo ancora abbracciare.
Grazie. Questa è sempre bella, questa qua. Sono onesta. Allora, parliamo di cambiamenti. Come è cambiato, se è cambiato, il tuo rapporto con la città, con la tua città? Il rapporto con Napoli, insomma. Ha cambiato, no, nel senso che ci sono sempre le cose che mi fanno gioire, che mi danno forza, e ci sono le cose che invece mi fanno disperare, di cui sono scontento. Diciamo che il rapporto con i mezzi pubblici si è complicato, diciamo, quello con i pullman specialmente. Prima, mannaggia tenga fame, insomma, racconta dei pullman, la situazione è, cioè, è peggiorata. Prima c'erano le risse nei pullman, ma non ci stanno, manca più i pullman, per strada non si vedono, chiuso, sono proprio spariti dalla leggo circolazione. Leggo i tuoi post polemici, sì, no, ogni sì, tanto. Sì, sì, sì. Però è una città che sto vivendo anche molto di più. Senso, forse negli ultimi 2 anni sto uscendo molto più spesso, sto frequentando molti più concerti in città, quindi è il discorso della metropolis. Sto assorbendo dalla città molto più di prima. Molto di più. Questo sicuramente. E con i tuoi colleghi? Con i miei colleghi, no, c'è un rapporto, beh, certo, non con tutti ugualmente stretto, però ci sono delle persone che ovviamente stimo e delle persone che seguo, quindi sì, poi insomma nascono sempre delle occasioni, insomma, per collaborare, sia esso camera d'autore, sia esso qualcos'altro, insomma, ci sono sempre scambi, e questo forse, come dire, è anche la forza, no? Ma in generale della musica, penso. E poi appunto c'è possibilità pure di crescere proprio come gruppo, insieme, fare gruppo, e spesso invece ci sono degli antagonismi, delle inimicizie che secondo me non fanno bene proprio all'ambiente cittadino in generale. Però poi è normale che c'è sempre qualcuno che ti piace di più, ovvio, e qualcuno, ovvio, che ti piace di meno, e qualcuno che stimi di più o di meno. Domanda per Marcello e per Noemi. Poi magari forse dopo lo chiedo anche a Roberto, però lui è troppo di parte. Se doveste consigliare questo disco a qualcuno, quali sarebbero i 3 motivi principali? Vendete Isola Metropoli. Vabbè, prima di tutto è un cantatore di Napoli, lo sappiamo, diciamo, Napoli è una città difficile, dobbiamo sostenerla, no, questa città. Numero uno, il più importante, il cantautorato in generale, dal basso va sostenuto sempre. A maggior ragione, arrivo al punto 2, quando ci sono album che secondo me contengono davvero spontaneità, sincerità e qualità. Perché sembra che sto vendendo le padelle, però cioè, nel senso, però sì, Marcello Mastroda credo sia davvero un prodotto che è uscito sicuramente da un ragazzo che è cultore della buona musica, è una persona sincera, per quanto insomma io abbia avuto occasione di conoscere, che comunque ci conosciamo da relativamente poco, da qualche mese, insomma. E dunque credo che in futuro sicuramente continuerà su questa strada, e questo è il terzo motivo, insomma, per acquistarlo. Ne gioirete sicuramente di più acquistando il secondo album, quindi sostenetelo ora, che vi fa questo bene. Questo fa un po' pensare il primo, vabbè, e il secondo andrà meglio. No, vabbè, io lo so che non volevi dire questo, chiaramente. Allora, io per esempio sono una pessima commerciante, essendo io antipatica, voglio dire, per la serie devi amare proprio per credermi. E infatti non saprei assolutamente come vendere questo album. Io vendo Roberto, nel senso... dammi 3 motivi. Lo so, ma 3 sono tanti, perché me uno si chiude sempre in uno, capito? Il fatto che...
Per me Roberto, io Roberto lo vedo da mo' a 10 anni, sarà perché sono molto più grande di lui, e quindi ho una visione, penso che quello che stava dicendo anche Marcello in qualche modo, cioè il fatto che Roberto è palesemente in crescita, no? Tutto quello che scrive è sempre più ricco e chiaramente tutto il suo percorso deve essere sostenuto dall'inizio fino alla fine. Per cui io quello che direi per vendere questo album è credete in Roberto Guardi, perché Roberto Guardi tra 20 anni fa paura, capito? Metti così. Nel senso che veramente questo album è molto valido, però io vendo, cioè, venderei sempre solo Roberto più che il prodotto CD. Non sono molto brava. Lui invece sì, è capace di vendere. Devo dire la verità, sorprendentemente vende. Non ha... È Io incredibile, posso fare una polemica, però non vorrei. Ah, ma non mi stai ascoltando, va bene. Non vorrei mi linciassero, però io dico sempre quello che penso. Perché secondo voi, parlando di cantautori napoletani, perché un Tommaso Primo, che non è questo granché? anzi, ti stai esponendo Sì, parecchio, io mi eh. Allora sei espongo. antipatica come me, Mi tutta un po'. espongo sempre Mi perché. posso esprimere pure io? Dai, certo. Fa Vai! cagare, non è un granché. Regia, Non è semplicemente un appunto un granché. Tommaso Primo che non ha contenuti, gira così tanto. No, l'Italia no, non vogliamo esagerare, però si fa così tante Le date, sagre di paese. tante sagre di paese, ha così tanto pubblico. E perché al suo posto non c'è Roberto, secondo te? Allora, stai chiedendo a me, quindi rispondo prima io, mi sento incaricata di questa cosa. Allora, considera che io credo che ognuno abbia il proprio pubblico, nel Quello senso sì. la musica non ci appartiene, questa è una cosa in cui io veramente credo, nel senso noi siamo solo un filtro di qualcosa, a meno che qualcuno non ci metta una canzone in mano e ci dica cante, quindi interpreta una canzone che non è tua, quando vai a scrivere una canzone, quella canzone esiste già nell'etere, no? Un po' come le idee universali che circolano, le scoperte che vengono fatte in America e in Asia contemporaneamente nello stesso periodo storico, e tu dici: ma com'è possibile questa cosa? È la stessa cosa, cioè le idee di Platone, non lo so, circolano nell'aria e captano l'energia di un cantautore, ne esce la canzone. E quindi io penso che Tommaso, in qualche modo, nonostante non rientri nei miei gusti personali, ma semplicemente perché io non riesco ad accettare emotivamente chi mi ricorda qualcun altro. Tommaso mi ricorda molto Concato come voce, come modo di cantare, diciamo, come timbre, timbro vocale. E quindi automaticamente, siccome somiglia a qualcuno, ma mi succede con molti cantautori questa cosa, appena riconosco che il timbro somiglia a qualcuno, non lo escludo. Però secondo me i concetti sono semplici, e i concetti semplici, andando avanti, mi rendo conto che arrivano molto di più le persone, soprattutto persone che non hanno magari grande cultura musicale, si vogliono cantare, vogliono ballare, non cercano necessariamente dalla musica una crescita personale. Poi invece ci sono persone che hanno proprio un'interazione con la musica di tipo, come dire, introspettivo. Allora lì si ricerca, una sonorità particolare, come io ti ricordi, non so se hai memoria della mia intervista, no? Io ricerco le sonorità molto complesse, Sì. no? Mi piace l'idea della dissonanza, mi piace l'idea di uscire dal giro di Do, mi piace l'idea di sperimentare con accordi molto inusuali, no? E appunto, è chiaro che chi non ha un ascolto di questo tipo ha un attimo di difficoltà, diceva: aspetta, che sto andando ad ascoltare. Invece un classico giro di Do ti rilassa, è una sonorità che tu conosci e ti permette di approcciarti all'ascolto della cosa in modo leggero. Le persone, la maggior parte del tempo, è giusto anche che cercano una sorta di leggerezza, superficialità, no? Perciò dipende secondo me dal carattere delle persone. Tommaso, in più, Tommaso ha avuto delle persone che hanno puntato molto su di lui, c'è anche questo. Quando ci sono degli aiuti si va molto più avanti. È anche per questo che dico: aiutate Roberto, comprate il suo album, fatelo andare avanti, perché appunto, ti ho detto, nell'arco di 20 anni Roberto, per me, io lo vedo veramente, ma adesso lui scrive in napoletano.
il napoletano è una lingua talmente internazionale, per me Roberto potrebbe tranquillamente venire in America, potrebbe tranquillamente fare, capito, un giro, un tour molto più ampio. Così, questa è la mia risposta, cioè nel senso non in merito a Tommaso necessariamente, o comunque a cantautori come lui, è chiaro, sì, cantautori come lui, ma ecco, io magari chi ci ascolta, non so chi sono i vostri ascoltatori, però chi ci ascolta vorrei dire, cercate di interfacciarvi alla musica anche in modo più curioso verso voi stessi, cioè per andare a risvegliare delle corde che non sono le solite corde, come si dice, la zona di comfort. Uscite dalla zona di comfort e andate a cercare qualcosa che vi stupisca. Mo ti ha venduto bene. Comunque io volevo dire una cosa, io non mi trovo affatto male nella nicchia, cioè, per un fatto di nicchia. No, però dico, nel senso, arriverò dove riuscirò ad arrivare e mi andrà bene in qualunque caso, insomma, perché la musica mi permette di esprimermi, io la trovo quasi in certi casi come una terapia, quando ho pensieri negativi prendo per noi proprio per questo, proprio per il tuo modo di essere, vogliamo farti arrivare lontano. Sì. Ma Noemi ci ha convinto con questa giustificazione? Secondo te è stata brava? Va bene. A me, ora chiudo parentesi, qualche pezzo di Tommaso Primo mi piace, per non essere linciato, però vabbè. Potevi venire al concerto? Ci sono stato a un concerto, però gli ultimi concerti non mi sono piaciuti. Un concerto di, penso, un anno e mezzo fa, a Parco del Poggio. Là mi piacque davvero molto perché era in un ensemble di musicisti tutti molto bravi, lui era particolarmente intonato, contrariamente a come ho notato, mi è parso di notare, insomma, negli ultimi concerti, come se avesse un po' perso quella grinta che avevo visto prima, magari anche perché interfacciandosi col mercato, interfacciandosi anche con col fatto che comunque insomma un ragazzo allegro, un ragazzo comunque così che si presenta come tale, quantomeno, insomma, è anche piacevole da vedere da più o meno chiunque, voglio dire. Però ci hai deluso. Mi sono deluso di partenza. Quindi non mi venono a sentire. No, vuoi capire, fatto un suicidio di massa. Alcune canzoni mi ricordano molto il neo melodico, io ho un piccolo debole per il neo melodico, quindi che già fa, come non va? Mi sa che Marcello si deve accomodare fuori. Continuo però per farvi capire che il Bifolco non è per niente una persona depressa, noi adesso vi facciamo ascoltare Piatto Vacanto, così vi accorgerete. L'unico pezzo è... Ok, sì. Ascoltare Piatto Vacanto da Isola Metropoli del Bifolco, torniamo fra poco ad Indifferenti su www.radiobaiano.it. Spiccio per favore fatta là, eppure si è tenesse, i posti se non te desse, e st'amore cartona rimma tu che n'ha già fa, o saccia già a tu mo buon brugliano, perché chi nasce tu una quadra non può diventare, tu si ne me lasciasse, e la canzone è sempre la stessa, ma che stavolta non mi fai più fessa. A prima rimanette con mano pesce all'esso, ma stavolta si t'acchiappa e da menga scarpa presso. Na 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 na
vena tu scema che te vena appriessa, tu sicuro trova, ora si si nucchiova. Pisci re si tenga geni, c'è va rimanata vota, ma patramente fatta rota. Na 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 na. Tata chiara chiara, casa ne io te sar, casa ne io te sar. Maronna la c'è persa nata vota, patramente rintolietta, ma giremmo vota, patramente rintolietta, ma giremmo vota. Mieta stanza assettata, aspetta giorno, la mamma scagolata gente, torna torna, la mamma scagolata gente, torna torna. Speranno che la moina sto da capo, speranno che la dore panambriaca, speranno che la dore panambriaca. Ma poi magire non te vega ca. E l'allaria se ne va, e l'allaria se ne va. L'allaria se ne va. L'allaria se ne va, e l'allaria se ne va. Da chiara chiara, nottata chiara chiara, casa ne io te sar, casa ne io te sar, casa ne io te sar, casa ne io te. Indifferenti su www.radiobaiano.it con il Bifolco, con Marcello e con Noemi. Abbiamo ascoltato, oltre a Piat Vacant, anche Nuttata Chiara Chiara, e poi stavamo parlando fuori onda di come è bella Napoli, di come sono belli i musicisti napoletani. Detto questo, Nuttata Chiara Chiara, parlamene un po'. Allora, questa è vecchia o nuova? Questa è, allora, diciamo che tutti questi pezzi sono, appunto, come dicevo, una raccolta tra 2012 e 2016. Quindi questo è il penultimo brano prima di Riru, di insomma, Riru, è okay. Scritto a gennaio 2016. Ero, insomma, è un questa persona che viene nominata, insomma, nella canzone, questa Sara, è una ragazza con la quale, insomma, ebbi un flirt, diciamo così. Anche se io ci rimasi sotto abbastanza, insomma, poi io, insomma, ebbi altre storie, però ci siamo sempre rincorsi a distanza di anni, ma non siamo mai veramente acchiappati. E tra l'altro è la stessa dedicataria, Piatta Vacanta, è scritta sempre per lei. È la stessa destinataria. In due momenti diversi, però.
minottata chiara chiara ero insomma cioè, triste di averla persa per sempre, che poi in realtà non eri così duro, come invece invece non sapevi questa cosa che hanno scritto adesso. Ma tanto era una princesa, sicuro, pure se si nuchiova. Mamma mia, è Sara pazzesco. È nuchiova, insomma, sì. Sara è nuchiova. Spesso e volentieri, no, vabbè. Ormai Sara, è la zimbella di tutti. Non mi pensa proprio, Sara, figurati, non mi sta per nulla ascoltando, ma spero di sì, perché ha da sapere a che nuchiova. È giusto che sia così. Ci sta. E quindi niente, è una canzone scritta di notte, come anche altre dell'album, insomma, appunto a racconta di questo allontanamento definitivo, sì, di questa consapevolezza di aver perso per l'ennesima volta, cioè fu un ennesimo tentativo di avvicinamento che però per l'ennesima volta andò male, perché Sara è il tuo. No, e poi l'ennesima nottata insonne, perché come abbiamo già detto, Roberto dorme 3 ore a notte e basta, perché lui praticamente la sua attività sì, ma ne sto iniziando a risentire, però a livello di salute, cioè, beh, no, di salute no, sto buona, però dico nel senso, queste notti che non dormo iniziano a pesare, insomma. Datti una regolata. L'età avanza. No, ma non riesco a dormire perché... Ma lui sogna di giorno ad occhi aperti e poi di notte invece pensa a tutti i problemi, alle ansie, allo studio. Se non dormi poi ti ma svegli, è tutta una scusa. In Tommaso Primo. È tutta... Già, va. Vabbè, sì, magari sì, stocchine sord. Sarebbe una tutta buona... fresca di stagione. Sarebbe una buona cosa, forse. Non lo so. Prima potrei fare più dischi più velocemente, insomma, sarebbe un incentivo. Anche questo è vero, ha i suoi vantaggi essere Tommaso Primo, essere sì. Tommaso Primo. Un po' come quel film di John Malkovich. Comunque, prima delle ultime domande di rito che faccio sempre, so che avete un altro brano da suonare live. Sì. O erro. Non sì. Erro. Non erri, non, non erro, non erro. Quindi io mi allontano e tu mi introduci il brano. Allora, sì, questo brano è, insomma, a lavatrice. È un brano che, insomma, io abito in un quartiere popolare, San Lorenzo Vicaria. E di fronte da me c'è una signora che di notte fa la lavatrice e fuma come una turca proprio. E niente, la lavatrice io la associo un po' al fluire dei pensieri negativi, quindi questa testa che non si ferma, non si arresta mai. Però poi, insomma, come io sto male di notte, c'è la signora di fronte che magari c'ha i pensieri suoi. C'ha pensieri suoi e quindi, insomma, ci si basta il solo guardarsi vicendevolmente per capire che forse non si è soli anche nei momenti di difficoltà e quindi poi per quanto si sta male poi si viene appesi allo stendino fuori al balcone e si sa nuovamente di pulito. Quando volete. E gira lavatrice che è rimbetta. Se sente sto rumore rinta notte e pensa allora a che sta capa mia che spassa torna mezza via. Se perde rinta viga le pensiere guardando che le prime che le ha ieri, ma fa paura torna tenna a casa. Ma non ci stanno braccia, manca base. Ma c'è sta signora che è rimbetta, che fuma sigarette rinta notte. E forse pensa che sta capa soia, che spassa torna a mezza via. Se perde rinta viga le pensiere guardando che le prime che le ha ieri,
e sente come gira la lavatrice, e che non gira sola fa felice. Stongo buona, nuova caporia. Forse non songo sola gira storta. Saluto sta signora che è rimbetta e cerca via suonare in tolietta. E se consuma meno e meno cara, ma è la gramma che la songa più amara. La prima roba scimma più pulita, come sti pannarinta la patrice. Pure il secondo disco è un dengue sordo di Tommaso Fri. Buona risposta, un po' alla volta, buona no, risposta. Sto in fase di, cioè ora insomma mi sto fermando un po' con la scrittura, voglio portare un po' in giro per, no lo so, no, però guardi, io cioè proprio per come ti ho detto che sono pignolo e poi sono filologo purtroppo, e questo vuol dire forma mentis molto metodica. Metodica, sto già pensando al titolo del secondo album, sto già pensando a cosa inserirci, quindi insomma è partita l'idea di un secondo album, ma non avrei come realizzarlo concreto. Basta il pensiero. Cosa sono questi rumori? Non lo sappiamo. Comunque, io ho le ultime domande di rito da fare, sì, prima di lasciarvi, di abbandonarvi a voi stessi. Allora, delle campagne di Baiano. Delle campagne di quadrille. Di quadrille. Perché si sono persi. Allora, innanzitutto, e non è la prima volta che ci perdiamo insieme. Ci vediamo sempre. È una volta andiamo da qualche parte, ci vediamo. L'ultima volta ci siamo persi a Casa Giove. A Caserta. Andammo a Casa Giove e strade buie, nessuna persona per stretta. Questa è Caserta. No, a Casa Giove, diciamo, ma dove siamo? Ci sai, tu da un capoluogo di regione ti aspetti a dire, ah, però è una città movimentata, se veni su. poi scoprimo che invece non è a Caserta, ma era Casa Giove. Siamo abbastanza imbagliate, sì. Dovevate dire che non c'erano le prostitute. È vero, però c'era il vialone con le prostitute. Domande. Allora, contatti social, dove sì, è possibile reperire notizie, eccetera, eccetera. Allora, sì. Ok, facciamo una alla volta. Allora, sì, ok. C'ho, allora, la pagina Facebook, il Bfolk, ho scritto Bfolk con la K. Ho un canale YouTube e ora su Spotify c'è appunto l'album Isolamento. Poi, dove è possibile ascoltare e soprattutto acquistare Isola Metropoli? Allora, ascoltare appunto come dicevo su Spotify. Qualcuno che abita nelle vicinanze può ascoltarmi proprio fuori finestra, che capita che dalla camera insomma suona e canto, quindi può essere che qualcuno mi ascolti. E per il resto insomma lo sto vendendo io iLive, sì, oppure chi volesse, insomma, porta a porta. No, porta a porta non ancora, insomma, non sono arrivato a, però se te lo chiedono, se me lo chiedono, sì, incontrate, ci incontriamo in qualche posto, ci beviamo un caffè pure, cioè a modo di là della musica, non, ecco il discorso, non è che chi vuole comprare lo compra, però non ho quell'esigenza di dire accattate un disco, no, chi vuole collaborare, contribuire perché veramente ama quello che faccio, bene, ma non, se anche non dovessi venderli tutti non è a camionetta coppa bassa, diciamo. E poi ultima, prossime date live.
Prossime date live, ma non ce ne stanno, insomma, in questo momento. No, vabbè, in band no. In band stiamo cercando. Da solo? Da solo suonerò giovedì sera al Mamamoo, per non solo al cantatori, suonerò 4-5 pezzi proprio di presentazione per di Isola Metropoli. E sabato invece sarò a Napoli, a Palazzo Venezia di Via Benedetto Croce, e apro per a Barabba. E avrò insomma un'altra occasione per far ascoltare un allora, po' dell'album. Io ringrazio Roberto, Noemi e Marcello per essere stati qui. Grazie a voi. Grazie molto. Mi raccomando, contattate Roberto, andate a prendere un caffè e comprate il disco perché è bello, e poi chiedete anche di fare il secondo, così magari spingiamo tutti quanti insieme, offerta dopo offerta, e si fa il secondo, così diventa ricco come Tommaso Primo. No, però se non ci date la frutta, la verdura ora, diciamo le brutte parole in diretta. Non abbiamo frutta, siamo contro la frutta. Beh, potete dire, ma anche per me, ma siamo senza cenno. Vabbè, io mi non mangio molto frutta, però sono sempre sprovvisto di sigarette, quindi accattato non mangio di sigarette. Vabbè, si può fare. Sono molto vegan. Io devo dire che la puntata che è andata in onda questa sera sarà disponibile tra domani e dopodomani sul nostro canale YouTube nella playlist Indifferenti, e anche i brani suonati live da Roberto, da Noemi e da Marcello, e che ha registrato il nostro caro Carlo Mazza, saranno disponibili domani, credo, Carlo, domani, sempre sul nostro canale YouTube nella playlist live a Radio Baiano, nel nostro archivio dei live. Giovedì tu non vai in onda, giusto? Fammi un consiglio. No, la responsabile del palinzesto sei tu. No, perché Carlo vuole riprendere a febbraio, quindi non è colpa mia. Io invece tornerò sempre con i differenti martedì prossimo, e sarò insieme alle vacanze. Non ci crederai, ma dopo a gennaio, Natale, dopo le feste, sarò insieme alle vacanze. Quindi il fatto della Befana non è vero, no, non porta tutte le feste perché via. Perché il 16 vengono qui le vacanze. Vi ringrazio ancora per essere stati a voi. Grazie a voi. Ci vediamo martedì prossimo, anzi ci ascoltiamo martedì prossimo. Ciao. Ciao. Indifferente nella mente, non ho più paura della gente, sono potente.